Rieccoci insieme, un mercato del lavoro che cambia, lavoratori che cambiano rispetto a quelle che sono le offerte da parte delle aziende. Segretaria CISL, le aziende, visto che voi siete interlocutori in via di mezzo tra lavoratori e le aziende, sono in grado di rispondere a questa domanda diversificata, a queste aspettative diversificate da parte dei lavoratori, oppure resta in una fase interdetta, interlocutoria? Io vedo anche diverse approfondimenti e affermazioni da parte dei datori di lavoro: non hanno voglia di lavorare, sono legati al reddito di cittadinanza, vogliono di più, però non c'è il porsi la domanda in realtà cosa ci sta dietro. E ci sono delle analisi invece approfondite che tra l'altro ha riportato anche il direttore in modo molto chiaro. Secondo lei, leggo un messaggio, se la regia me lo rimette in onda un attimo, che io proprio non l'ho letto, vediamolo un secondo. Adesso me lo metto, adesso la regia, vediamo appena riesce a metterlo in onda. E eccolo qua. Secondo me, quando il lavoro si sposta dalla produzione ai servizi, il paese non si arricchisce, anzi. E dopo vediamo anche questa, rispondere a questa domanda. Intanto mi dica, secondo lei, com'è la posizione datoriale? Allora, secondo me attualmente c'è un evidente disallineamento tra quelle che sono le necessità delle aziende e quello che il mercato può offrire. Non dimentichiamo che innanzitutto abbiamo un importante problema demografico. I lavoratori mancano. Non solo perché mancano le competenze, e dopo faccio una riflessione anche su questo, ma proprio perché manca anche tanto la materia prima. Quindi, come sindacato, riteniamo che sia assolutamente importante intervenire in tutte le politiche a favore della natalità, della famiglia. Il famoso welfare di cui si parlava è un filo conduttore che sicuramente facilita anche questo tipo di processo, ma chiaramente, perché un bambino diventi un lavoratore devono passare almeno 18-19 anni, quindi è importante che si mettano in atto, secondo noi, anche delle serie politiche riguardo ai flussi migratori, perché tutto ciò che riguarda appunto l'immigrazione può diventare un punto importante per quanto riguarda anche la rinascita del nostro tessuto economico. Inoltre, questa mancanza di collegamento tra le offerte del lavoro e ciò che il mercato offre sono legate a un mercato del lavoro che è cambiato nella richiesta. E in che modo è cambiato? Noi vediamo e sappiamo che la tecnologia, la digitalizzazione e tutto ciò che riguarda anche il tema appunto del green intervengono in modo importante anche in quella che è la tecnologizzazione del mondo del lavoro, e quindi non è pensabile che chi è completamente digiuno rispetto a questo tipo di conoscenze possa essere anche immesso nel mondo del lavoro anche per lavori che non sono di tipo apicale. E quindi c'è l'importanza di un forte investimento, secondo noi, per quanto riguarda il tema della formazione, e legato a questo anche uno stretto collegamento tra quello che è l'orientamento, che deve indirizzare i giovani a intraprendere percorsi di studio che poi abbiano una reale collocazione all'interno del mondo del lavoro. Per anni si è osannato soprattutto un tipo di formazione classica, scientifica. Tutti i ragazzini, la maggior parte dei ragazzini che si conoscono cercano o ambiscono per entrare al liceo scientifico. Per fortuna un'analisi dei dati delle iscrizioni per quanto riguarda l'anno prossimo dimostrano rispetto a questo un'inversione di tendenza verso gli istituti tecnologici, e noi crediamo che negli istituti tecnologici, nella formazione professionale e quindi tutta quella filiera che deve essere incentivata, che porta fino agli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori, che sono una specializzazione, una formazione post diploma di livello
apicale debbano essere sempre più oggetto di conoscenza anche per le famiglie e i ragazzi, in modo che si acquisiscano tutta quella serie di conoscenze che il mercato del lavoro richiede. In Quindi, modo che la domanda, l'offerta sia anche compatibile con il tipo di domanda e di aspettativa della parte datoriale, sostanzialmente, no? Quindi questa è la questione, quindi adeguarsi anche a quello che le aziende chiedono. Direttore, chiedo anche a lei, mi sente collegato? Eccola qua, volevo chiedere questo, però le aziende sono rimaste comunque ancorate a un certo modo di lavorare. Voi avete fatto questa analisi, che è stata poi commentata anche da uno psicologo del lavoro, eccetera, analizzando che forse il mondo del lavoro deve anche cambiare. Lei diceva appunto welfare aziendale che magari può essere più richiesto, ma anche tempi di conciliazione vita-lavoro. In alcuni paesi si sta facendo la sperimentazione delle 4 ore, dei 4 giorni settimanali, anziché 5 o 6, e sembra che per adesso i risultati siano buoni. Cosa ne pensa? ma io credo che il tempo del lavoro è relativo a una dinamica culturale e ad una sostenibilità delle nostre imprese, mescolando i quali si potrà definire un eventuale cambiamento. Io credo che il tema in questo momento che emerge è la richiesta, la necessità di poter lavorare con un maggior senso, con una maggior soddisfazione. Di conseguenza, pur all'interno di dinamiche legate appunto a basse qualifiche, alte qualifiche, eventi congiunturali che distruggono posti di lavoro e contemporaneamente li ricostruiscono da un'altra parte, con una dinamica demografica che ci porterà a perdere nel 2030 quasi 150.000 persone in età lavorativa, quindi con difficoltà di trovare le persone. Ecco, tenendo conto di tutti questi elementi, l'equilibrio che si troverà dal punto di vista della produttività e dell'impegno, comunque no, non fa venire meno una domanda di senso sul lavoro e quindi di soddisfazione. Da questo punto di vista, quei due elementi che dicevo prima, lo smart working e il welfare aziendale, rappresentano due punti di illuminazione rispetto proprio all'elemento della soddisfazione sul lavoro. Certo, è un messaggio. Finché le famiglie si tengono a casa i figli sino a 30 anni, come possiamo far aumentare i lavoratori? Chissà perché la manovalanza straniera che aumenta sempre ogni anno. Però anche, beh, c'è una maggiore possibilità di scelta, ovvio, se uno ha la base a casa che esiste, che gli dà sussentamento, può permettersi magari di scegliere un lavoro più consono, non ha la cosiddetta fame, no? Questo è un altro aspetto. Però questa è anche un po' una crescita, cioè, valutando i pro e i contro, dal punto di vista strettamente del lavoratore, del mondo del lavoro, è un po' una crescita anche qualitativa, cioè il poter scegliere, l'avere ambizioni di un certo tipo, non accettare condizioni capestro, avere insomma delle aspettative anche soddisfacenti, è positivo tutto sommato o no? Certo, è decisamente positivo. Io credo che la questione di fondo tecnicamente sia che ci sono alcuni mestieri, alcuni lavori che i domestici, cioè i veneti, non vogliono più fare. Di conseguenza l'alternativa è semplicemente trovare qualcuno che li sostituisca. Penso soprattutto ai lavori di cura delle persone, Sì. i servizi. E questo è un fatto. È evidente che su questo tema, tenendo conto che il lavoro è comunque un punto importante della vita di tutti, c'è un aspetto culturale fondamentale di positività del lavoro. E nella positività, certamente, l'elemento della retribuzione è un elemento importante. Il fatto che
negli ultimi 10 anni le nostre retribuzioni non siano salite ma si siano raffreddate, Non è buono. certamente non aiuta, non aiuta. E questo è un elemento su cui bisogna assolutamente lavorare. Sì, poi non si parla appunto del fatto che tantissimi anche vanno all'estero, abbiamo una massa di lavoratori più o meno giovani che vanno all'estero e questo Non tantissimi, non tantissimi, non, non ah, tantissimi. non sono così tanti, i vostri dati sono più cosa dicono i vostri dati? Nel senso che ogni anno noi abbiamo giovani che vanno via, perché vanno all'estero, abbiamo fatto un'analisi, sono 3, 4, 5 mila persone. Rispetto alle 600 mila persone che vengono assunte ogni anno, insomma, stiamo parlando di numeri piccoli. La metà del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo fatto un'analisi specifica proprio sulla mobilità Sì. internazionale dei laureati. Abbiamo visto che gran parte dei laureati che si spostano vanno all'estero lo fanno per ragioni non economiche, ma per ragioni affettive e per ragioni di qualità della vita e del lavoro. Cioè vanno in posti dove si sta meglio, si vive meglio, sono più in linea con i desideri che hanno. Quindi non ci sono ragioni economiche, sono ragioni di soddisfazione. Ah, beh, molto interessante appunto anche queste valutazioni, perché noi ci atteniamo sempre a informazioni che traiamo da altre fonti, per cui voi però avete dati tecnici, più scientifici. Allora, torniamo su questi temi, passerò la parola anche alla segretaria, ma abbiamo la pubblicità tra poco.